23 aprile 1930. Galeazzo Ciano sposa Edda. Nella famiglia Mussolini era sempre il duce che portava all'altare la sposa. Nel matrimonio di Vittorio, Mussolini gli porta la sposa Orsola. Si sposa Bruno e dal braccio del duce gli arriva la giovane Gina. È sempre il duce a portare Rosa Mussolini e così anche sua nipote Giuseppina. Ma il vero evento è il matrimonio della figlia prediletta, Edda, dopo un colpo di fulmine per il conte Ciano. Quando giocavano a pallone a Villa Torlonia, Edda, che era considerata un maschiaccio, tirava i calci meglio del duce. Sin da quando è nata, Edda è stata letteralmente adorata da suo padre, che si tira dietro questa piccola romagnola, scalza e insofferente all'educazione, nelle redazioni prima dell'Avanti e poi del Popolo d'Italia, nelle tipografie a teatro alla Scala. Autoritario di natura, papà Benito viene accusato dalla moglie Rachele e dalla suocera di farsi comandare a bacchetta da quella bimba capricciosa e un po' dispotica. Prova per questa figlia una misteriosa forma di dipendenza. Edda ricambia il suo affetto, non ha occhi che per lui. Questa dipendenza reciproca non cambia nemmeno durante il breve fidanzamento e il successivo matrimonio di Edda con Galeazzo Ciano. Un grande gerarca fascista, Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, a Villa Torlonia, la residenza del duce a Roma. Galeazzo ha 26 anni, Edda 18. Gli sposi partono per la luna di miele. Il duce, contro ogni regola, li segue in automobile per quasi 100 chilometri. Non riesce a separarsi dalla figlia. Sarà lei a mandarlo via. Andranno in viaggio di nozze in Cina, dove Galeazzo è console d'Italia a Shanghai. Vivranno un periodo di sfrenata libertà. Ma il padre continuerà a tempestare la figlia con le sue telefonate quotidiane.